Presentiamo oggi il documento linee di indirizzo per la costruzione dei progetti di vita, che è un documento che è l'esito di un lavoro che è stato molto lungo, fatto con molti tavoli, con le associazioni, con i gestori, le cooperative del Consorzio di Solidarietà Sociale e le associazioni dei familiari. Siamo partiti da alcune criticità e da lì abbiamo però cominciato a lavorare su un modello di intervento che è quello del progetto di vita, a partire dai nuovi bisogni delle famiglie, a partire dalla legge 111. Ragionare di progetto di vita vuol dire ragionare di strumenti metodologici e di strumenti proprio operativi per fare valutazioni, assessment, per valutare gli esiti degli interventi e dei vari progetti messi in essere. E questo significa formazione degli operatori, significa un approccio diverso per i gestori dei servizi, è quindi qualcosa di molto più impegnativo di un progetto individualizzato. Il progetto di vita riguarda tutti gli ambiti, dalla cura fino ai desideri e alle aspirazioni delle persone con disabilità. Collegato al progetto di vita c'è il concetto di qualità della vita, c'è il concetto del budget di progetto, che ha rivoluzionato l'idea iniziale. Stavamo pensando, immaginando di ragionare su un regolamento per la contribuzione al costo dei servizi e siamo usciti da questo percorso con un regolamento che è quello della costruzione del budget di progetto, che va a rispondere a dei principi di equità che avevamo all'inizio. Uno dei principi di equità fondamentale è che chi più ha più mette nel suo budget di progetto, e questo è a garanzia costituzionale, insomma, di equità complessiva. E l'altro concetto di equità era relativo al fatto che già adesso alcuni progetti sperimentali innovativi vedono una logica di budget di progetto, mentre altri erano costruiti con un'altra logica. Questo documento e questo approccio ci consente di uniformare, di ristabilire un'equità generale nel nostro sistema dei servizi.